Ok, buongiorno. Oggi è il 6 gennaio, quindi è il giorno dell'Epifania. Mi scuso in anticipo per il mio aspetto di oggi, ma ho il ciclo. Cioè, voi, ah già, che il vlog del 24 dicembre alla fine non l'avete visto, mi è venuto veramente forte per la prima volta il 24 dicembre. Cioè, io volevo morire. Ero stra dispiaciuto, poi anche proprio il giorno di Natale sono stata male. Non lo so, meno male che almeno mi ha lasciato in pace il Capodanno. E poi mi ritorna ieri. E oggi ancora di più, quindi mi ha rovinato pure l'Epifania. E boh, perché le prime volte appunto è molto irregolare. E non so, ve ne sto parlando perché comunque secondo me è una cosa molto naturale e non bisogna avere paura cioè non bisogna vergognarsi. Anche se io mi vergogno a parlarne con mio padre, non so perché, ditemi se succede anche a voi. Comunque. Niente, adesso sto un po' meglio, sono stata a letto fino ad adesso praticamente già a mezzogiorno, perché avevo anche un po' di mal di pancia, così non c'ho voglia di alzarmi. Comunque ho mangiato a colazione il panettone al cioccolato, buonissimo. E adesso, quindi, tra un po' arriva la donna delle pulizie, quindi io devo mettere a posto la camera, ma prima apro la mia calza, perché comunque mi faccio portare ancora i dolcetti, anche se ovviamente non credo alla Befana, non ci ho mai creduto, neanche a Babbo Natale, però ovviamente i dolci per me sono importanti, quindi adesso apriamo insieme la calza, perché non l'ho ancora fatto. Apriamo la calza. Allora. Tiriamo fuori i dolcetti. Sì! Questi sono dei dolcetti russi che io adoro, dei cioccolatini. Poi ci sono altri cioccolatini. Anche questi dei cioccolatini russi, però diversi. Ok. Poi qui ho altri dolcetti che mi sono stati regalati in anticipo. E anche degli altri di là in cucina. Che buoni. Adesso mi mangio subito un cioccolatino. Ok, comunque ora mi metto un po' a fare i compiti. Vedete che sono anche più pallida del solito, non so se si nota. Proprio. Scusate l'aspetto, veramente. Vabbè, colpa di sto coso qui che non sopporto più. E dei miei occhi gonfi, che non so perché. Mi sveglio sempre così. Da tutte le vacanze. Vabbè, una volta che ricomincio la scuola spero passi, magari perché dormo troppo. Prima dormivo poco, adesso troppo. Quindi magari si accumula lì, liquido. Vabbè. Comunque ora mi metto a fare un po' di inglese a letto, dobbiamo fare tutto un libro. Tutto questo libro di 95 pagine. E io sono alla decima, e mancano 3 giorni, se contiamo anche questo. Quindi mi devo muovere perché ho anche una marea di altri compiti da fare. Vabbè, io non mi pento di aver iniziato i compiti il 2 gennaio perché veramente avevo bisogno di una pausa, veramente tanto. Quindi non me ne pento, anche se comunque magari. Avrei potuto fare di più da quando li ho iniziati. Niente, quindi ora mi metto a fare un pochino di inglese perché è veramente tanto. Nel letto, perché appunto è un libro da leggere, poi un po' di comprensione, da crocettare delle cose, quindi posso stare lì. Ok, ho cercato di fare qualcosina per sgonfiare un po' i miei occhietti, quindi qualcosina è migliorata, più o meno, perché veramente prima era una cosa orribile. Vabbè, niente. Vabbè, speriamo che passi. Una volta che passa il ciclo, ho anche messo a posto la camera, il letto. E che luce che fa la mia lampada lì. Comunque, adesso stiamo uscendo per andare dai miei nonni perché è arrivata la donna delle pulizie. Io ho fatto un po' di inglese. E ora porterò da loro inglese e anche una relazione da finire. Ho ancora veramente tanto da fare, quindi mi devo sbrigare. Intanto loro andranno un po' fuori, io invece starò a casa a fare i compiti, ma meglio perché io non amo uscire così e andare da nessuna parte al parco a camminare. Che cacchio. Proprio non mi piace, quindi preferisco fare i compiti. Quindi starò un pochino lì. E adesso stiamo andando ad uscire. Anzi, no, prima mi devo registrare un film, stavo dimenticando. Ok, siamo arrivati e per pranzo c'è la lasagna, quindi sono felicissima. Abbiamo finito da un po' di pranzare, io intanto mi sto guardando ai Carli e mi mangio un po' di papaya perché il gelato ce l'abbiamo a casa, lo mangio dopo. Sto facendo di nuovo inglese. Libro di 95 pagine, cioè non so se vi rendete conto. Io sono tornata a casa e scusate se non ho più filmato da mia nonna che mi si è scaricato il cellulare, ovviamente, quindi non riprendeva più. Comunque sono tornata a casa, ho fatto uscire la donna delle pulizie. Sono tornati anche i miei genitori che erano andati a fare una passeggiata, non ho capito bene dove. E adesso io mi mangerò un pochino di gelato. Alla fine ho fatto un po' di inglese e
E ho anche continuato a fare una relazione che dovevamo fare per l'italiano, ma non l'ho ancora finita. Cioè, ho iniziato ieri, ho continuato oggi, devo ancora finirla. Però entro oggi penso che la finirò perché sono le 4 e un quarto, quindi ho ancora tanto tempo. Adesso mi mangio un po' di gelato alla mela verde che abbiamo fatto ieri con la nostra gelatiera. Che vi ho fatto vedere nel video dei regali di Natale, perché adesso sono un po' tutta sballata perché sarebbero già dovuti uscire anche i vlog del 24, 25 e 26 dicembre, però appunto non li ho potuti fare uscire perché sono nell'altro computer che è schiattato e non sappiamo quando e non sappiamo se, speriamo di sì, tornerà. E quindi, boh, quindi sono un po' sballata, ogni tanto non capisco, ma l'ha già visto, non l'ha già visto, sì, i video dei miei regali di Natale l'avete visto e vi ringrazio per tutti i bellissimi commenti che mi avete lasciato. E quindi sì, avete visto che mi hanno regalato una gelatiera, una macchina per fare i gelati, quindi stiamo facendo un sacco di gelati. Abbiamo fatto con la mela verde ieri. Quindi adesso me lo mangio guardandomi qualcosa, magari. Mi sono resa conto che più passa il tempo nella giornata, più i miei occhi diventano normali. E però a quest'ora cosa mi serve? Ad esempio, se devo andare a scuola, poi a quest'ora sono a casa, quindi a che cacchio mi serve? Dovete stare bene già dal mattino. Cioè, capisco magari i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora che sono un po' riassonnata, però poi basta. Invece proprio fino a dopo pranzo mi dura sto gonfiore qua che vedete la palpebra che copre l'occhio, è orribile. Forse dalla videocamera non si, dal telefono, perché i vlog li registro col telefono, non si vede così tanto, però in realtà sì. Beh, che col telefono vengono sempre un pochino male dalle riprese perché cambia un po' la luce, con Snapchat non è così, non so perché, però qui sì, e quindi non so, fa diventare tutto più scuro, ma la faccia sembra che sia tipo sempre, sapete, quell'effetto sudaticcio, quell'effetto vampiro. Ecco, forse era quella luce lì, ok? Da qui meglio. Perfetto. Poi registrerò qui. Comunque, niente, appunto. Mi ha veramente stufato sto gonfiore oculare. Se avete magari dei rimedi da consigliarmi, fatelo. E adesso sto andando a cantare, ovviamente, come tutti i giorni. Ho finito di cantare, adesso io e mia mamma andremo a fare la ghiacciata alla mela verde, che è forse la mia cosa preferita che abbiamo fatto finora, quindi... Yeah! Ok, la ghiacciata è pronta, adesso la metteremo anche in freezer, così si ghiaccia di più, appunto. Adesso l'assaggio in diretta. Buonissima. Forse un pochino troppo aspra, però boh, è buona. Adesso una volta che si ghiaccia di più, forse cambia sapore. Cioè, perché anche la scorsa volta, il secondo giorno era più buona, non so perché, quindi vediamo. Ok, comunque adesso io sono tornata qui a fare i compiti. Sto facendo inglese di nuovo e adesso finirò la mia relazione, anche quello, e poi vado avanti con qualcos'altro. Posso di Ariana Grande, lo adoro. Tra poco spero di riuscire a girare il room tour e anche la morning routine e la night routine, spero di farcela. Comunque, sono a cena e ci sono i bastoncini di pesce e delle verdure. Ok, oddio che luce c'è, sembra tipo che io stia per svenire tranquilli, è solo, ok, meglio. Comunque, niente, sono abbastanza contenta perché non soffro tanto per colpa del ciclo, ero solo appunto dispiaciuta che comunque è fastidioso che mi avesse rovinato due feste. E niente, adesso mi dirigo di nuovo a fare i compiti anche se sono già le 9, adesso credo che finirò la mia relazione, devo finirla, mi sono posta questo obiettivo. In realtà con il libro di inglese sono a buon punto perché ero a pagina 10, ora sono a pagina 26, quindi comunque qualcosina ho fatto, dai. E boh, forse se non riesco a finire la mia relazione adesso, la finisco magari più tardi, quando faccio una pausa, perché poi c'è un film che guardo alla sera, così quindi vado a vederlo e magari dopo continuo oppure lo faccio insieme al film, non lo so. Ok, in realtà sono neanche le 9:30, io ho già finito la mia relazione, cioè pensavo di metterci di più, ma io in realtà a scrivere sono abbastanza brava, quindi prendo la penna, penso ovviamente a come costruire meglio la frase, ma le idee mi vengono subito, quindi sono veramente felice. E niente, però alla fine mi è venuta abbastanza corta perché è solo di 3 pagine, però appunto non era un argomento dove dovevo ampliarmi tantissimo, boh. Quindi spero che sia abbastanza, perché di solito io scrivo almeno 4 pagine, poi solitamente vado anche a 5, a volte anche a 8, arrivo fino a 8, fino a 10 a volte. Quindi non so se vada bene effettivamente, però speriamo di sì. Anche perché se vabbè è scritto bene, si capisce tutto, non ci sono errori grammaticali, dovrebbe andare bene lo stesso anche se è di 3 pagine. Vabbè, io mi faccio sempre le mie menate, raga, è così. Comunque niente, adesso andrò a guardare la TV con la ghiacciata alla mela verde e voi direte: ma come, hai già mangiato il gelato?
Sì, infatti, però ne ho mangiato davvero poco perché era rimasto poco. E poi la ghiacciata non fa per niente ingrassare, non fa male perché non ci sono dentro grassi come latte, panna e cose del genere. Proprio solo mela e uno sciroppo di limone, limone, succo di limone, niente di grasso, insomma. E quindi si può mangiare tutta la ghiacciata che si vuole e sono felicissima. Ecco qui un po' di ghiacciata. Mi mangerò anche tre caramelle, queste sono le mie caramelle preferite e mia madre me le lascia mangiare tipo una volta all'anno perché dice che fanno male, va bene, ma le mamme sono un po' fissate con queste cose, sono d'accordo che fanno male se le mangi sempre, ma non volevo neanche comprarmene questa volta all'anno, infatti abbiamo anche un po' litigato, alla fine le ho ottenute, meno male, appunto per l'Epifania. E in realtà me le hanno regalate, mi sa, il 2 gennaio, quindi non ho resistito, ne ho mangiato tantissime fino ad adesso, me ne sono rimaste tre. Quindi ora me le mangio e le finirò. E ora ho promesso, mi mangio l'ultima cosa, questo yogurt, tanto sto ancora guardando la TV, dopodiché continuo un pochino ancora i compiti. Ok, sono tornata in camera mia, adesso credo che farò un paio di espressioni algebriche. Proprio l'orario giusto, alle 11 di sera io mi metto a fare algebra. Ok, alla fine ne ho fatta solo una, però rossa è il livello più difficile perché il mio libro è diviso in tre livelli di esercizi, quello facile, quello medio e quello appunto difficile, quindi ne ho fatta una difficile a quest'ora, non stando bene, mi sembra abbastanza. E sì, veramente molto difficile, però è venuta. E niente, adesso vado a prepararmi per il mio momentino video su YouTube, come sapete, che io faccio ogni volta prima di andare a letto. Perfetto, sono qui pronta nel mio lettino. E a iniziare la mia oretta social. E mi berrò anche un frullatino di frutta, anche perché oggi non ho mangiato frutta, il che è stranissimo. Quindi ricompenso un po' con questo. È un frullato di fragola e mirtilli. Buonissimo. Io ovviamente mi mangerò anche dei cracker. Stasera sto mangiando un sacco, non so perché ho strafame, forse perché ho perso tanto sangue. Boh, vabbè. E anche sete, infatti. Mi sa che è quello. Comunque ora inizio a guardarmi dei video su YouTube, a controllare Instagram e Snapchat come faccio tutte le sere. Ok, anche se non starete vedendo niente, io vi auguro la buonanotte parlando a bassa voce così non sveglio i miei. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così ricordate di lasciare un like, di commentare, di condividere il video, di seguirmi su Snapchat e su Instagram, dove mi chiamo alissa.zinuti tutto minuscolo su entrambi, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, quindi un bacione, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. E un bacione e buonanotte.